Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Allora, benvenuto a una puntata, abbiamo ospite due artisti, una grandissima Tiziana Rivale, veramente un'artista veramente eccezionale, per noi molto eccezionale, ma per tutta l'Italia eccezionale. E poi abbiamo l'eclettico Maurizio Martini. E a questo punto la prima domanda viene spontanea. Se doveste raccontare i due personaggi in una canzone, come li descriveste oggi? Chi sono Tiziana e Maurizio? Intanto ciao Pietro, grazie per averci ospitato. Oggi come oggi, beh, sai, la busta per esempio è già una cartolina che fa pensare all'amore, no? Agli amori, e questi amori un po' difficili, quindi rispecchia un po' anche il momento attuale. Sempre attuale l'argomento di lasciarsi, riprendersi, tentare una storia. E quindi penso che, ecco, questo qui per esempio è un ottimo testo, molto attuale, perché secondo me in questo periodo siamo un po' tutti quasi single, e quindi ecco, pure questa qui andrebbe bene come il momento storico che viviamo, perché un po' isolati, un po' non si riesce a trovare l'anima gemella, e quindi potrebbe andare bene anche la busta in questo momento proprio storico che viviamo. Riguardo a me, posso dire la mia? Certo. Sì, allora, mi è sempre piaciuta la voce del silenzio, e, oltre a tutte le altre canzoni di vari generi che ho sempre cantato, però la voce del silenzio che ha scritto Paolo Limiti mi è sempre piaciuta già da quando ero ragazzina. Mi fa piacere poi interpretarla ogni volta, alternandola a varie canzoni, magari più allegre, ecco. A questo punto parliamo dell'ultimo brano, La Busta. Nasce poi in realtà un riff, perché è quel riff di musica che poi genera tutta la realizzazione di questa canzone che già esisteva. Sì, e La Busta intanto Tiziana l'aveva già presentata nel suo album, credo che fosse 2017. Tiziana, correggimi. Sì. Sì, ieri, oggi, domani è un doppio CD e già l'avevo fatta. Quindi oggi ha avuto un nuovo arrangiamento, e l'abbiamo riproposta, perché questo riff di cui parlavi tu praticamente mi è venuto in mente con Stayin' Alive dei Bee Gees, e c'era questa chitarra che iniziava la canzone e per tutta la canzone è così martellante. E ho pensato di volerla unire all'arrangiamento attuale di oggi, un po' in un piccolo mashup, terminologia di oggi, che mischia o è una miscela appunto fra il passato, cioè la disco music del passato, e diciamo la pop elettronica dance di oggi, diciamo, ecco. Invece io chiedo a Tiziana, quando nasce l'idea di poi rifare questo duetto, questa unione di voci, di stili, di modi di interpretare la musica, per poter fare La Busta? Beh, siamo amici da anni con Maurizio, e quindi avevamo collaborato con altre produzioni, anche con Iva Cattaneo, e allora Maurizio ha pensato di ricostruire questo brano con un nuovo abito, e quindi penso che questo arrangiamento sia azzeccato anche per il momento, da riproporre per ballare, per sì, avere dei bei ricordi degli anni 70, quando c'era la musica forse migliore per quanto esatto riguarda la discoteca. Esatto, c'è il richiamo infatti a questo, voluto. Eh sì. È un aneddoto particolare che vi rimane, vi portate dietro appunto per questo brano, c'è qualcosa di particolare che ci volete non spoilerare ma raccontare? Guarda, io sono rimasto colpito dalla voce di Tiziana quando l'ho vista per
per la prima volta live e cantò, a parte i suoi brani dell'album, Mystic Rain. Qual era l'album quello? Mystic Rain, sì. Esatto, proponeva quell'album e le canzoni di quell'album, ma cantò un pezzo di Donna Summer. Donna Summer. Siccome Donna Summer, ritornando agli anni 70, era la regina della disco music, per me era intoccabile. Cioè, nel senso, qualsiasi persona si fosse avvicinata a ricantare i pezzi di Donna Summer, invece Tiziana mi ha conquistato, mi ha stupito, sono rimasto quasi così a bocca aperta, diciamo, pensando, dico, ma è incredibile lei come sa usare e modulare la voce in maniera, poi l'inglese, con un inglese perfetto. Quello è dovuto, penso, perché lei ha vissuto diversi anni in America, negli Stati Uniti, a Los Angeles, credo. Sì, ma già da bambina ero strana, già mi piacevano le robe straniere. Beh, Donna Summer, insomma, ti piaceva sicuramente, perché la fai così bene, la canti così bene, ripeto, per me era inavvicinabile, intoccabile. Io, come l'ho sentito quella sera, è stato proprio boom al cuore. Beh, mi piace la musica blues, il jazz, la musica black, nera. Infatti, quando ho fatto tale quale show, ho interpretato Tina Turner e non so come mai, così, è È piaciuta. uguale, incredibile. Vabbè. È stata una bella esperienza, dai. Assolutamente sì. Io volevo chiedere a Tiziana, visto che in questo periodo c'è stato il Festival di Sanremo, quale emozioni, quali ricordi, che porti nel cuore, perché Sanremo è, come dice il detto, è Sanremo, però dall'83 in poi, che la tua musica è esplosa, perché con tutta la gioia che porti dentro. Qual è l'emozione che riporti nel tempo poi di questo festival? Beh, l'ho vinto in modo inaspettato, cioè non pensavo mai che potessi vincere, perché di solito è già tutto preconfezionato, dai, non è che sia una novità. Quindi per me è stata una sorpresa bellissima, le giurie popolari erano così potevano trasmettere il loro voto in video. Quindi era tutto molto lineare, quindi ho un bel ricordo riguardo a quello. E mi sarebbe spettato di tornare l'anno dopo, ma non me l'hanno concesso. Poi mi sarebbe spettato l'Eurofestival, ma non me l'hanno concesso. E da allora quindi io mi sono dissociata da questo sistema poco pulito e quindi mi piace ricordare la mia avventura di quell'anno lì, poi faccio altro genere in giro per il mondo, che così, dove trovo più rispetto e più apertura mentale, diciamo, quando mi invitano. E sei più apprezzata anche, no? Qualche volta anche. Beh, da anni che mi invitano, io accetto sempre perché si può. Cioè un artista viene ascoltato e invece qui c'è una certa censura che io non ammetto, perché l'arte deve essere libera. Tutto il resto non è arte. Io farei una domanda pure a Maurizio. Dal 77, da Jesus Christo Superstar ad oggi, hai fatto tanti generi, tante cose artisticamente, ma in fondo sei rimasto nel mondo, cioè la musica è sempre parte della tua vita. Qual è le sensazioni, le emozioni che ti porti dentro dalla prima volta, dal 77 ad oggi, e se sono cambiate nel tempo? Allora, io ricordo perfettamente il momento in cui per la prima volta, poi dovevamo proprio fare Jesus Christ Superstar, sono entrato in questo teatro che si chiama Le Salette, o Salette forse come termine, la pronuncia, però a Monteverde, perché poi ce ne sono altri che si chiamano come questo teatro qui. Però io ricordo perfettamente, tu hai detto che cosa ricordo? Il profumo. Sono entrato in questo teatro e c'è stata la magia proprio sai, quando entri in un teatro. Non c'è nessuno,
È stata questa qui, l'emozione che mi ha proprio avvolto. E da lì è nato appunto l'amore per il teatro. La musica invece è venuta dopo, è venuta più verso il 1982, questo era il 77. Ho fatto diverse cose appunto teatrali. Ricordo, ispirato da un disco del Banco del Mutuo Soccorso, come in un'ultima cena, lì mi sono inventato tutto uno spettacolo. Con i personaggi del disco, c'era il ragno, tutti, buona gente. Ero ispirato prima a fare teatro, poi abbiamo fatto in diverse compagnie teatrali altri spettacoli. Mi ricordo uno che si chiama Arrendersi Mai. Dopo è arrivata addirittura l'Imitazione, esplodeva Renato Zero in quel periodo e feci un Causa Zero, che portai in giro per diversi anni nei teatri, come imitatore appunto di Renato Zero, costruendo una storia intorno a questo personaggio, che era il personaggio del momento. Sai, Mi Vendo, Triangolo, Il Carrozzone, tutti quegli anni lì, i primi anni che lui era diventato proprio la superstar italiana. Ero fan scatenato anche di Renato Zero. Però tutta la musica in generale, anche, mi piacevano per esempio anche i Pink Floyd, per farti capire, non soltanto i cantautori, tutti i cantautori italiani che amavo tutti. E poi è arrivata la musica, diciamo, nel cuore con il periodo delle cantine con Alex Britti, e questo era il 1982, appunto. Lì abbiamo iniziato a fare le prove in cantina, a fare i primi provini, a scrivere le prime canzoni insieme addirittura, con Alex, poi dalla esperienza appunto l'estate, fare i primi tour come supporter di artisti come Tiziana, per esempio. È nata poi l'amicizia con Ivan Cattaneo, ho fatto da supporter a tanti tanti artisti italiani, e da lì poi ho iniziato a fare le canzoni, le mie canzoni, diciamo, anche. Io chiederei a entrambi l'emozione che avete vissuto salire per la prima volta su un palco, teatro, quando si apre la quarta platea, c'è inizialmente c'è un silenzio e poi quel brusio, poi quell'emozione, quell'energia, gente che ride, che gente che piange, gente che si emoziona e ve la portate dentro sempre e ancora non è cambiato, oppure nel tempo un pochettino è cambiata anche in meglio. Sì, l'emozione iniziale c'è sempre, perché ogni volta c'è un pubblico diverso ed è sempre una cosa nuova. Poi una volta sul palco, la tensione, diciamo, sparisce perché l'applauso è comunque una cura, è un regalo e quindi da lì c'è la tranquillità di fare bene la performance. Per Ecco, già. me, io ricordo appunto, forse perché torno sempre alle prime volte, siccome ho avuto la fortuna anch'io di fare questi, diciamo, appoggiandomi a agenzie che davano appunto le serate a questo gruppo che avevo in quel momento, i viaggi, le prove, il pomeriggio, la sera il pubblico che arriva in queste grandi piazze italiane. Tutto questo è magico, proprio in generale, proprio quel tipo di vita, che poi lo dicevamo appunto in un'altra intervista, no, Tiziana? La gavetta anche, no, in qualche modo, perché poi provare tutto dalle luci al soundcheck del palco, la serata stessa poi che diventa magia, no, col pubblico che arriva e ti trovi in piazza a volte con migliaia di persone davanti. Ero molto giovane, quindi logicamente tutto questo me lo porto dentro come bagaglio e come ricordo e come emozioni. La famosa gavetta. La famosa gavetta che oggi manca. Io ho iniziato da ragazzina, quindi con il rock, con una rock band in tutte le discoteche del Nord Italia, parte dell'Europa. E poi da solista ho continuato e da lì è successo Domenica In, da lì la gara Tre voci per Sanremo e poi da Sanremo quello che conoscete, insomma. E la prima volta che vi siete incontrati, poi dopo hai fatto anche la spalla. Quali state le vostre reciproche emozioni? Perché poi uno ha ascoltato l'altra, sentirla dal vivo a 2 metri e essere sullo stesso palco,
Qual è stata la vostra sensazione iniziale e poi nel seguito che poi è rimasta? Noi ci siamo conosciuti in teatro, appunto, torna sempre il teatro come denominatore comune. E in un teatro dove c'erano amici in comune che facevano lo spettacolo, e da lì poi era destino perché ci siamo ritrovati da Luigi Piergiovanni, che è quello che ha scritto La Busta, è il nostro amico, che è anche lui un produttore, arrangiatore, compositore, cantautore. In pratica empatia, simpatia, stima. Ricordo quando lei ha ascoltato in studio da Luigi, ti ricordi Dio c'è la prima volta, Tiziana, Sì, in studio? Ecco, lì è stata la prima volta, penso, che tu hai sentito una cosa mia. Beh, io conoscevo Tiziana Rivale, perché insomma era già stra famosa, quindi dal non successo esageriamo, Sanremo. dai. E beh, insomma, Sanremo comunque porta, no? Anche poi quello lì fu il Sanremo, c'è da dirlo sempre, che lo ribadiamo, perché sai che c'è, noi lo diamo per scontato, ma magari chi per caso ascolta l'intervista oppure per la prima volta sente me o vede me, eccetera, così. Quello lì era il Sanremo con Vasco Rossi, con Vita Spericolata, era il Sanremo con Tutti Mattia i più Bazzar, con grandi, i più grandi, erano c'era tutti i Vacanze più Romane, grandi. che era un altro Sì, pezzo Cusano, Morandi, bellissimo. Cutugno, ma c'era di tutto di più quell'anno, L'italiano di pazzesco. Cutugno, Morandi, non ricordo il brano, però c'era anche La lui, mia, insomma. sì, mia nemica amatissima. Ah, pensa un po', che brano, Uno più cioè, bello uno più dell'altro, bello eh? dell'altro, quindi Sì. lei comunque vincere, no? Con E questi chi sono questi altri amici? grandissimi artisti, è per quello che ho detto, dico, mi sono trovato davanti Tiziana Rivale, capito? E questo. Sorpresa impossibile, dai, io non me l'aspettavo proprio. E quindi, E vabbè, beh, è però andata. è bello, no? Sì, se solo i discografici avessero fatto il proprio lavoro, invece non avevano stampato neanche un disco quando ho vinto, non erano pronti, Questo è quindi triste. è uscito tutto in ritardo, insomma, mi hanno fatto diversi pasticci e Ma quindi questo ho proprio perché lasciato. inaspettato, no? Questo proprio Sì, perché non erano inaspettato. pronti e quindi non pensavano neanche di avermi come. Mi tenevano parcheggiata e poi. Vedendo che non lavoravano, io ho lasciato quella casa discografica e ho continuato poi da sola, Certo. perché così non potevamo andare avanti. Sì, perché ci sono molti retroscena che non tutti possono sapere. Allora noi siamo felici di raccontare quello che è avvenuto dietro le quinte, tutti questi preparativi. Invece questa busta, questo brano, lo abbiamo cantato. In posti diversi, io a Roma e Maurizio a Bologna, ci siamo uniti con la tecnologia, pensa te. Esatto. E della busta voglio dire anche che la copertina, c'è questo ragazzo che mi ha aiutato a farla, che si chiama Christian Rungi, e anche il video l'abbiamo fatto insieme. Ho un'altra domanda per Tiziana. Essere parte di una vita di tante persone, perché le tue canzoni fanno parte ormai nella vita quotidiana delle persone, ai Sì. momenti belli, i momenti tristi, e poi queste persone che sotto non cantano, ma fanno proprie le tue canzoni, quale sensazione a quel punto provi? Perché tu vedi non cantare, ma interpretare con il loro cuore queste canzoni. Quale sensazione provi? Quale emozione provi? Bella Per domanda. me è un senso di gratitudine perché senza pubblico, diciamo, un artista non è nulla. Se non viene ascoltato, ecco, non si può fare tutto e tenerselo in casa. Quindi è gratitudine per chi ascolta e per chi apprezza. Quindi se questa cosa continua è molto bella. E vedo che molti vanno a visitare il mio sito ufficiale. Tizianarivale.com e scoprono cose che non sapevano perché c'è la biografia scritta da me con cose giuste, con cose esatte. Invece se magari uno guarda altri siti, wiki, balle, che io chiamo così, ci sono cose inesatte che non fanno certo onore all'artista perché gli errori sono dei danni all'artista. Quindi andate sempre sui siti ufficiali degli Ufficiale. artisti, basta digitare sito ufficiale e un nome che volete.
tanto semplice, no? Esatto. E le domande che mi fanno le persone che vi incontrano, oltre avere davanti una persona che non è solo allegra e felice, ma emozionata, vi fanno domande particolari, oltre che domande tecniche, però vi fanno domande emozionali. Ma le domande che vi fanno vi mettono in difficoltà più i giovani oppure un po' più le persone un pochino più attempate, che comunque, perché voi attraversate tutte un pochino, tutte le fasce d'età. Sì, sì, per me è bello perché mi chiedono spesso quando è che ti vediamo in TV? Ecco, questa è una domanda che purtroppo non dipende da me. La TV è, diciamo che ha un circolo chiuso, c'è molta censura, fanno entrare solo quelli che dicono loro, quindi io compaio molto poco in TV. Allora usiamo internet e sono a disposizione del pubblico su internet, su Facebook, col mio sito ufficiale, con il canale YouTube ufficiale, e quindi è l'unico modo per essere raggiungibili, perché la TV non è aperta a tutti. Questo è, lo dico con grande dispiacere. Io invece sono contento quando mi capitano domande intelligenti, ma non perché altre non lo siano, ma intelligenti intendo che a volte mi sono trovato davanti degli intervistatori che praticamente mi chiedevano molto del testo, dentro il testo, una frase specifica del testo. Vuol dire che sono stati molto attenti, hanno ascoltato veramente la canzone. E lì dai modo anche all'artista di spiegare i sentimenti della canzone, quello che pensavi quando la scrivevi, oppure quello che provavi quando la scrivevi, a chi eri ispirato. Ecco, queste domande qui mi piacciono molto e mi piacerebbe anche a me farle di conseguenza a un altro artista, capito? Perciò le domande, ecco, quelle l'ho chiamate intelligenti proprio perché spesso si cade sempre nelle domande quelle comuni, quelle che noi ripetiamo come perpetue, no? Le risposte. Esatto. E queste qui, per esempio di questa canzone, mi piaceva far capire che dal passato, cioè dagli anni 70, che io ho vissuto da ragazzino, da ragazzetto, insomma, da giovane, ad oggi ho notato che l'essere umano non si è evoluto, cioè questa forma di amare, sempre un lascia e prendi, queste ciliegie. Intendo che cambiamo amore ogni 2 giorni, siamo tutti single, non si trova l'anima gemella, però poi ci dovremmo fare anche una domanda, no? Cioè, perché? Perché è colpa nostra alla fine che non sappiamo gestire questa parola, capito? La vogliamo, la cerchiamo, però poi tutti i drammi, tutti. Poi non parliamo dei giovani, perché comunque sono abbastanza in contatto, vicino ai giovani. E mi accorgo che anche loro, come forse lo ero io da adolescente, non sanno gestire bene i rapporti d'amore, ecco, soltanto un cambiare continuamente. Nella realizzazione dei testi, questa un po' più, nascono prima le parole, nasce un riff in questo caso che poi stimola e che far cresce, oppure nascono insieme, o c'è un momento qualcosa di particolare che poi ha stimolato il brano? Allora, so che Tiziana risponderà per le sue cose, perché lei scrive molto bene in inglese, sì. Io scrivo specialmente testi e sono molto ispirato negli arrangiamenti, quindi sono più proprio, no? So fare meglio questo o quello. Per la musica io, non sapendo suonare, non posso farmi capire, ecco, come i sordomuti, per farti sorridere, no? Però mi faccio capire, perché insomma le canzoni alla fine sono quasi firmate, nel senso degli arrangiamenti, tutto quello che viene eseguito è quasi tutta farina del mio sacco, cioè delle mie idee che poi vengono sviluppate da professionisti e da bravissimi arrangiatori che spesso con i quali collaboro. Il testo, sì, non c'è una formula, almeno nel mio caso, cioè può nascere prima solo il testo, mi danno una melodia, io ci metto il testo e vedrai che adesso passo la parola a Tiziana e dirà più o meno che è simile la cosa. Sì, io vengo ispirata dalla musica. Spesso mi propone Luigi Piergiovanni, con cui collaboro tanti anni, mi propone delle musiche, sono
quasi tutte bellissime, quindi io scelgo e mi viene il testo di getto, quasi sempre in inglese, perché da sempre, da piccolina, iniziavo a scrivere poesie in inglese, quindi i testi mi vengono facilmente. E ci deve essere l'ispirazione di una buona musica, esatto, che crea l'atmosfera giusta. Può capitare che c'è il testo già... Cioè, io a volte scrivevo anche poesie, per farvi capire, cioè, io scrivevo delle cose che poi diventano testo di una canzone, perché magari tu hai scritto una frase un po' più lunga o più breve e poi la devi adattare alla melodia, appunto, alla canzone, alla musica che ti viene data dal compositore. Sì. Esatto. Sì, sì. Lo metti a punto, no? Cioè, con le note devi cercare, ti deve venire l'ispirazione di con quelle note quali parole puoi abbinare, capito? E infatti la domanda successiva era il fatto che è più facile scrivere in italiano, dove le parole bisogna essere un pochettino più proliste, perché molte parole hanno più significato, come nell'inglese, dove il significato è abbastanza semplice, semplificato, dove un pochettino l'inglese è musicalmente, a volte si dice musicalmente più adatto. Sì, a me viene spontaneo scrivere in lingua straniera. Non lo so perché sono un'aliena, non lo so. Scrivo pochissimo i testi in italiano, li lascio scrivere a quelli più bravi di me. E invece Maurizio è molto bravo. In italiano. Sì, ovviamente sì. In italiano, perché l'inglese non lo so, e stavo dicendo appunto perché Tiziana, avendo vissuto credo tanti anni anche negli Stati Uniti, l'inglese lo parla benissimo. E logicamente può anche pensare, penso, in inglese, essendo stata tanti anni. Ma già da piccolina io ero già... Esatto, portata, no? Sì, non so perché, predisposta alle lingue straniere. Quindi scrivo i miei testi in inglese, in francese e a volte anche in spagnolo, quando serve. Quindi in italiano, scusatemi, non sono così brava, però mi faccio aiutare da chi è più capace di me. Io qui, se non posso farvi vedere perché la telecamera sta appoggiata sul computer, cioè qui ci sono tutti i fogli, foglietti, sì, testi, sì. Cioè, e poi addirittura te li perdi anche, te li dimentichi, oppure a me vengono in mente tante tante canzoni e poi non ho in quel momento la possibilità di fermarle, o le immagini, sì, la notte, non so, in qualche momento, oppure in un bar mentre stai facendo colazione e te le vuoi scrivere su un foglietto, perché io scrivo molto col fogliettino all'improvviso. Oggi si può registrare magari o scrivere col telefono, è abbastanza semplice. E a volte capita per un motivo o per un altro che si dimenticano, è un peccato, perché a volte ci vengono in mente belle cose e poi si perdono così nell'aria. È un bel lavoro di taglia e cuce, è un ricamo. Come citando Blade Runner, si perdono le gocce del pianto nella pioggia. Bellissimo, esatto. Sì, quindi una piccola curiosità, ma le piattaforme digitali, oltre che dare maggiore visibilità, però non è il rischio che effettivamente il livello musicale perda il suo valore, non tanto il fatto economico, ma proprio perde il suo valore, importanza, perché 9,90 € al mese per 500, 600, 700 mila brani, poi c'è il rischio che l'artista venga inglomerato e non abbia effettivamente un valore economico questa canzone, che poi è un lavoro importante. Sì, purtroppo non le abbiamo create noi le piattaforme, ed è un sistema che ha creato qualcuno che tende a globalizzare il tutto, e non è una bella parola globalizzare, per cui noi artisti preferivamo quando c'erano i dischi fisici, perché anche i fans hanno bisogno di toccare, di vedere da vicino il lavoro che ha fatto il proprio artista, e quindi avere la dedica scritta per ricordo che rimane. È così, e quindi a noi dispiace, ma non è una cosa creata da noi. E quindi è un peccato, perché io preferirei regalarla la musica. Infatti sul mio canale ufficiale YouTube c'è molto
mio materiale, potete copiarlo, tirarlo giù come volete gratuitamente, per cui a me non importa poi il fatto commerciale in sé. A me piace parlare di arte e la musica per me va regalata, deve fluire. Poi ovviamente se chi fa un buon lavoro e lo mette sulle piattaforme, ognuno è libero di guadagnare quello che è anche giusto, perché il lavoro dietro è tantissimo. E quindi mi auguro che possa tornare il disco fisico, sia vinile, come anche all'estero funziona ancora, che CD o a scelta. Ognuno dovrebbe essere libero di scegliere. Allora, il vinile penso che stia anche un po' tornando, però è ancora molto poco. Il problema è che, essendoci la famosa divulgazione gratuita, no? La musica andrebbe comprata, io lo dico sempre adesso da quando ho ricominciato a fare musica io, cioè, ma perché poi c'ha i suoi costi, perché a me quando vado in uno studio di registrazione io pago, oppure quando io faccio un video io pago, quando faccio una copertina io pago, e quindi non vengo mai risarcito, oppure non mi ritorna quasi mai indietro, proprio perché noi la regaliamo, come diceva Tiziana, ma soprattutto essendo ovunque da Spotify e YouTube, in tutte le piattaforme, cioè difficilmente poi c'è la voglia, come ci avevamo noi, di andare in un negozio di dischi, cercare i dischi, e faccio proprio questo gesto perché cercavamo in mezzo ai dischi o stavamo un pomeriggio, il sabato, a fare diversi negozi di dischi per comprare l'artista o vedere le novità che uscivano, o l'artista che amiamo che faceva l'album nuovo. Poi l'album è di per sé, essendo grande, c'aveva queste belle fotografie, i testi scritti, insomma c'era una cura diversa per la musica e per l'artista. Poi è arrivato il CD perché era più, tra virgolette, là in quel momento sembrava, no, la musica tecnologico, più semplice, più prêt-à-porter, no? Qualcuno direbbe, che si infilava in macchina e si sentiva anche facilmente in macchina, perché insomma io tornerei troppo indietro, proprio ai tempi preistorici, delle cassette che si mettevano in macchina, che erano belle grandi, no? Le Super 8 e poi le Stereo 4, come si chiamano. Insomma, ho fatto tutte le epoche della musica, soprattutto ne ho comprata veramente tanta. Però devo dire anche la verità, che uno come me, avendo avuto difficoltà a farsi conoscere, c'ha questa lama a doppio taglio, cioè che con i social Maurizio Martini però è arrivato anche in Giappone, cioè hanno comprato soli anche in Giappone, oppure in Spagna, oppure ecco negli Stati Uniti ci sono, perché magari amici in comune, oppure facevano scoprire Maurizio Martini anche negli Stati Uniti, per dire. Mi è capitato tutto questo che non poteva capitare se io non avevo mai avuto un'opportunità di una casa discografica, volevo dire una major, una grande, come magari lo è stato per Tiziana, no? nei primissimi anni 80, e allora a me dopo mi hanno iniziato a conoscere, e c'ho una piccola fetta di pubblico che però mi conosce, segue le mie canzoni, quello che faccio, sa la mia vita, la mia storia artistica e tutto quello, le mie esperienze artistiche, perché la mia di fatto non è stata una vera carriera, no? Cioè non è una carriera, ma una grande esperienza artistica ce l'ho. Certo, ma in questo internet è utilissimo. Esatto. Perché ci aiuta a essere conosciuti in tutto il mondo, quindi bisognerebbe sapere usare bene la rete, perché... Esatto, avere più rispetto. Sì, è un'arma potentissima e bisogna saperlo usare. Però ci vorrebbe la scelta di avere anche i negozi di dischi che hanno fatto sparire. E questo è un gran peccato. Esatto. Per quelli che amano la musica, i DJ, gli amanti della musica. E quindi capisco che c'è il pro e il contro. Esatto, e dico una cosa, che poi i ragazzi magari oggi, che crescono già a 3 a 4 anni con il telefonino già, no? Invece le persone più grandi a volte, non, che magari vorrebbero anche intorno alla mia età comprare il mio disco, comprare nel senso, per disco intendo il mio brano, perché adesso è tutto digitale, no? Non lo sanno fare, c'è addirittura gente che mi dice io non so andare a vedere il video su YouTube. E quindi a me è capitato anche delle persone che volevano acquistare, mi scrivevano in privato,
diverse persone e purtroppo io non sapevo cosa dire perché dovevo dire ti devi far aiutare da qualcuno, capisci? Cioè che anche fare questo, no? Download, sì. Sì, però se purtroppo persone non anch'io stesso, no? Non sono proprio tanto pratico della tecnologia e quindi capisco chi poi non è in grado di andare a cercare su iTunes, scaricare, quindi è limitato anche a un'età che poi dopo, insomma, chi va a lavorare, poi non è che sta a pensare tutti i giorni andare a comprare il disco di Maurizio Martini o le canzoni di Maurizio Martini. Se fosse stato più semplice, andavano in un negozio e trovavano il CD o l'LP o non so, i mezzi. Oggi forse siamo arrivati appunto alla pennetta, no? Cioè, siamo arrivati a tutto questo. Non c'è stato rispetto per le persone, diciamo, che non hanno fatto ancora questo passo di attualizzarsi, perché con un'età intorno almeno alla mia età, c'è difficoltà. Ho saputo di gente che andava appunto a lezione perché non sapeva usare il computer, insomma, quindi ci deve essere più rispetto e più riguardo per chi fa questo tipo di, insomma, di lavoro anche. Invece hanno pensato quasi solo ai ragazzi, perché i ragazzi nascono appunto, non a caso ho detto, da bambini già col telefonino in mano a 3-4 anni, il che sarebbe tutto un discorso da Lunghissimo. fare, lunghissimo, non finiremo mai. Ma i ragazzi di oggi in realtà sono usufruenti della tecnologia, non comprendono bene la tecnologia, ma la utilizzano istantaneamente perché premere un pulsante, insomma un pulsante, loro premono un'app e si apre e sanno che quell'app corrisponde a quell'applicazione, ma non sanno effettivamente cos'è la tecnologia in sé. Io a questo Esatto. punto io vorrei che la Tiziana. Il fatto, voglio che ti sia accorta che il primo brano che è uscito era in su in classifica. L'hai vista proprio in classifica a dire sono arrivata a questo punto e da lì praticamente il mondo si è allargato. Qual è stata la tua sensazione? Come ha chiesto a Robby Facchinetti quando hanno messo il primo disco in classifica nella Hit Parade? E loro mi hanno raccontato questa emozione che è un po' diversa, ognuno la vive in modo diversamente. E soprattutto, qual è stata la prima sensazione quando ha firmato il primo autografo? Beh, da parte del pubblico ho sempre avuto grandi soddisfazioni, invece delusioni varie dai vari discografici, perché il sistema non è esattamente corretto e quindi ci sono stati delle mancanze per quanto riguarda così, stampare il disco e non c'era il disco. In classifica sì, è andato, ma con molto ritardo. Per cui le mie emozioni sono state tagliuzzate qua e là e quindi me l'hanno fatta sudare. Quindi ho deciso poi di produrmi da sola e grazie a internet mi hanno sempre invitato all'estero e continuo così le mie tournée. Fuori magari dal mio paese. Purtroppo è vero, nessuno è profeta in patria e io sono proprio l'esempio che è così. Però ecco, grazie alla rete, col mio sito ufficiale tizianarivale.com si può vedere la mia biografia, l'unica biografia giusta ufficiale e potermi raggiungere da chiunque ne abbia desiderio. E qual è l'emozione, cioè qual è il cambiamento a livello di musica, a livello all'estero, come viene vissuta la musica, dove la gente viene ad ascoltare, come è vissuta diversamente rispetto all'Italia, la gestione del live, il rapporto che c'è intorno a tutto il momento del live e tutto quello che gira attorno al live? Ma qui diciamo mi conoscono con musica pop, diciamo, molti conoscono solo quella canzone, mentre invece ho registrato centinaia di brani di tutti i tipi, di tutti i generi, eccetera. All'estero invece mi conoscono come cantante Italo Dance, infatti nell'ultimo tour in Messico mi hanno dato un disco d'oro alla carriera come cantante dance. Per cui è molto strano che si dividono in due mondi, la musica che conoscono in Italia e fuori, e
è tutta un'altra cosa, mi accettano con quello che io propongo. Qui invece c'è un binario da seguire e se non fai quello non ti ascolta nessuno ed è veramente un peccato, perché poi i mezzi di comunicazione ufficiali non ti permettono di presentare la roba nuova. Grazie a Dio c'è internet e torniamo lì, che è, la linea internet è sempre utile perché ci fa raggiungere il mondo intero. L'ultima curiosità, ma è necessario classificare un artista su un genere quando in realtà la musica ha tante sfaccettature, la musica è un'espressione dell'anima, quindi ogni momento ha un suo momento particolare. Esatto, nel mio paese, amato paese, lo dico con dispiacere, classifica un cantante con un solo un genere, solo quello, proprio perché viene trasmessa con censura la cosa. Invece all'estero sono più aperti, accettano tutto ciò che di nuovo presento, ma penso che sia un po' per tutti i colleghi la stessa cosa. Loro sono pronti ad ascoltare quello che uno ha da proporre. C'è poca curiosità, c'è poca curiosità. Io ripeto, forse voglio dire questo se stiamo chiudendo, perché la curiosità a volte fa conoscere anche appunto a 360 gradi la musica. Io da bambino non conoscevo la musica classica, lirica, invece poi mi sono avvicinato anche a quella, capito? Alla musica rock che a me non piaceva, mi sono avvicinato, cioè Progressive italiano, Le Orme, l'abbiamo citato in altre interviste, cioè il Banco del Mutuo Soccorso, cioè per dire, bisogna avere curiosità e conoscere. Io mi sono trovato adesso davanti a persone che non sapevano chi era Barbara Streisand, non sapevano chi era Diana Ross, non sapevano chi era Donna Summer, e allora là che discorso poi fai? Cioè, capito? Quindi anche questo fa pensare che se non c'è curiosità di andare a cercare, a vedere, a conoscere, è un po' illimitato. È limitato, cioè, capito, il discorso di un confronto, cioè noi possiamo fare confronti di generi musicali o capire che Tiziana, appunto, ribadisco che sa usare la voce in tanti generi diversi musicali, ma se uno sente soltanto Sarà quel che sarà, alla fine ha ragione lei. In TV mi chiedono sempre solo quella da una vita. Per la canzone, No, ma io sono proprio stanca di fare sempre solo quella. A volte non ho accettato degli inviti perché mi chiedevano sempre quella. Ho detto no, grazie. Ripasso. Esatto, ma infatti c'è forse anche pigrizia, vogliamo dirlo in senso buono. No, è proprio un sistema che non permette lo sviluppo, è fatto apposta. Peccato, dai. Pure io lo sai che ho fatto un sacco di canzoni che a te piacciono, no? Sì, mi hai prestato la voce, come anche cori, come controcanti, come ci sono canzoni mie molto molto belle, ma so che dice ognuno ogni scarrafone, no? È bella mamma sua. Nel senso, però è vero, cioè oggettivo, queste canzoni non le conoscono e quindi i pochi che le conoscono le apprezzano, ecco, diciamo così. Sì. Usiamo quest'arma potente che è internet, perché così possiamo avere una carrellata di quello che succede. Sì. E magari non seguiamo, cioè spegniamo spesso la TV perché è una realtà si può scoprire diversa da quella che ci fanno vedere. E qui finisco e chiudo. Ecco. Sì. Ricordando la cosa fondamentale, che la musica, il teatro, è vero che sono cultura, ma è un lavoro, non è un divertimento. Quindi deve essere rispettata e pagata il giusto. Quindi bisogna ricordare alla gente, perché noi abbiamo pagato in 3 anni, abbiamo detto la cultura e bisogna far divertire. Sì, ma capito, gli artisti a fine mese hanno, come tutte altre, hanno bollette da pagare. Grazie. E da mettere una famiglia a tavola. Quindi grazie. Riteniamo importante questa cosa. A questo punto noi vi ringraziamo a entrambi e ci fate saluti finali. Con grande gioia avervi ascoltato, veramente, perché mi avete raccontato uno spartito di vita molto, molto, molto interessante e mi avete fatto emozionare. Grazie. Grazie a te. È stato un piacere.
E quindi ecco, tutti gli ascoltatori. Tutti gli ascoltatori di Studio 7 TV e grazie a te Pietro perché sei stato ospitato. Molto disponibile. Grazie, anche per le domande Pietro, non è da tutti. Quindi sei stato molto diverso da tanti altri. Grazie. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro.